Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, in questo video vi voglio svelare un trucco su come riconoscere un narcisista all'inizio, perché all'inizio i narcisisti indossano una bella maschera, la maschera praticamente di persone sensibili, dolci, educate, che non farebbero mai male a nessuno, simpatiche, che fanno ridere, quindi è difficile riconoscere un narcisista all'inizio. Come si fa? Perché i narcisisti sono altri, sono persone presuntuose, arroganti, che ci umiliano in pubblico e in privato, che ci tradiscono, che ci trattano male, che ci scartano, poi che ci riprendono. Noi siamo solo oggetti, questo è, per il nostro narcisista. Tuttavia ci sono dei segnali che il narcisista dà all'inizio. Segnali comunque che non devono essere sottovalutati. Se per esempio voi conoscete una persona che può essere il vostro futuro fidanzato o fidanzata, un amico o un'amica, perché il narcisista può essere sia maschio che femmina, ma anche un collega di lavoro, se voi vedete questa persona che parla troppo, ma non è questo il problema. Perché tante persone parlano troppo, ma il vero problema è che vedete che parla sempre, quasi sempre di se stesso. Io ho fatto questo, io ho fatto quest'altro, e magari lascia poco spazio agli altri di raccontare. Cioè alla fine si finisce per dire che voi sapete tutto di lui o lei, e questa persona non saprà niente di voi. Cioè crede di conoscervi perché narcisista è anche un presuntuoso che crede, 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 ma invece non vi conosce affatto. Vabbè, poi ci sono anche narcisisti chiaramente che fanno un sacco di domande all'inizio, tipo una specie, diciamo, di esame, affinché poi lui userà tutte queste, diciamo, cose contro di voi successivamente. Però io, basandomi anche sulla mia esperienza personale, so che il narcisista all'inizio parla, 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 è di se stesso, sempre di se stesso, sempre di se stesso. Non vi fa mai domande tipo come state? Voi non avete mai sentito un narcisista chiedere a voi tipo come state? Come stai? Mai. Però voi chiaramente per educazione, ma anche perché vi preoccupate, siete interessati al vostro, diciamo, narcisista lì. Chiedete spesso tipo come stai, cose così. Invece il narcisista raramente te lo dice. Poi una tecnica, diciamo, infallibile, quella che voi dovete fare la domanda diretta al vostro narcisista. Pensi che io sia davvero importante per te? Chiaramente il narcisista non vi dirà no, conto più io, contano più i miei bisogni, non te lo dirà. Perché altrimenti il narcisista sa benissimo che se vi dice una cosa del genere voi l'allontanate. Il narcisista non è scemo. Però tuttavia puoi mettere dei segnali del corpo. Per esempio, se fa così che si tocca il naso, mentre vi dice la risposta affermativa, tipo certo che sei importante, vuol dire che sta mentendo, perché questo è un chiaro segnale di rifiuto. Se invece fa così, ma certo che sei davvero importante, questo è un altro segnale di rifiuto. Sono dei segnali, punto, che vi fa capire che la persona che state frequentando non è davvero interessata a voi. Se invece chiaramente questa persona dice, ma certo che sei davvero importante, e viene avanti, allora vuol dire che è veramente interessata a voi. Un'altra cosa che potete fare per scoprire il vostro
narcisista, o perlomeno la persona che voi sospettate che sia un narcisista, è questa. Fargli una specie di esame. Dirgli: rispondi a questa domanda. C'è una persona, una ragazza, che conosce, diciamo, la persona, diciamo, speciale, cioè il suo, diciamo, ragazzo, al funerale della madre, mentre piangeva. Dopodiché questa ragazza torna a casa e uccide la sorella. Perché l'ha fatto? Una persona normale, che non è narcisista, risponderebbe: ma perché è uscita fuori di testa? Invece il narcisista risponderebbe in quest'altra maniera. Risponderebbe perché in questo modo avrebbe rivisto il suo ragazzo, cioè la persona che ha conosciuto appunto al funerale della madre. Io spero che questo video vi sia stato davvero utile. Se vi è stato utile, mettete un pollice in su e iscrivetevi al canale.